Previsioni meteo sull'Europa. Le perturbazioni causate dai venti gelidi della pandemia porteranno forti piogge, piogge di miliardi. Diciamo la verità, più che l'ombrello, gli stati europei si devono preparare ad aprire il portafoglio per accogliere 750 miliardi di euro di aiuti per far fronte alla più grande crisi economica dai tempi della Grande Depressione. Il nome tecnico di questo maxi piano di aiuti è Next Generation EU, anche se tutti lo chiamano con il proprio nickname, ossia Recovery Fund. E allora apriamo un nuovo file nel dizionario della contemporaneità. Di tutti questi soldi all'Italia arriveranno 209 miliardi e pensate, ben 65,5 miliardi sono a fondo perduto, ben 44 miliardi per il 2021-22 e oltre 20 miliardi per il 2023. Ma prima di parlare di come verranno spesi tutti questi soldi, facciamo una riflessione. Il dramma della pandemia ha risvegliato un sentimento europeo da tempo messo in crisi. Il bisogno di solidarietà ha ridato a Bruxelles un protagonismo spesso scemato. Ma davvero la Germania ci aiuta? Sembra quasi una rivoluzione, ma quindi chi ci guadagna di più da questa maxi operazione di salvataggio? Nella distribuzione dei fondi del Recovery Fund, al netto di quello che gli stati contribuiranno nei prossimi 30 anni in proporzione al PIL e di quello che riceveranno immediatamente, l'Italia ci guadagna circa 30 miliardi di euro, mentre la Germania stacca un assegno agli altri paesi di circa 70 miliardi, un segno della vera solidarietà europea che c'è dietro i recovery. Ottima questa solidarietà, ma torniamo a parlare di quattrini. Tutti questi soldi potranno essere spesi come e quando si vuole? Assolutamente no, i governi dovranno fare i compiti a casa. Per accedere ai fondi i paesi UE dovranno presentare un piano di investimenti e questo piano dovrà garantire la crescita economica, creare nuovi posti di lavoro e far fronte alle grandi sfide come quella del verde e del digitale. Ma perché è così importante porre questi paletti? Perché è giusto che questa pioggia di miliardi non sia libera? Importante che i fondi che gli stati ricevono vengano utilizzati in una maniera coordinata a livello di Unione Europea, perché se ognuno va nella sua direzione, questa solidarietà che c'è tra stati verrà utilizzata individualmente dai singoli, realizzando un'unione dei trasferimenti e non una vera integrazione fiscale. Anche gli Stati Uniti all'inizio della loro storia avevano realizzato un'unione dei trasferimenti col nord che pagava il sud e non finì benissimo. Dunque è opportuno il coordinamento della Commissione Europea sull'uso dei fondi da recovery. Insomma, le perturbazioni sono ancora in corso, ma l'Europa ha gli strumenti per affrontarle. Ombrello sì, dai, ma tutti pronti per quando spunterà di nuovo il sole.